partiamo da un primo tempo bello, piacevole, a ritmi altissimi dove è mancato per episodi clamorosi solo il gol. Niente, la squadra ha fatto una buonissima partita, una bellissima prestazione. Peccato che abbiamo perso sul calcio di rigore, abbiamo perso un equilibrio difensivo, ci siamo fatti imbucare e quindi in questa azione di rimessa di loro hanno trovato il calcio di rigore. Poi dopo in 10 diventa più dura, ma siamo andati vicini anche in 10 di poter far gol due volte, una volta un Ferraris, una volta un Pellacani, quello clamoroso Pellacani, ma si vede che la serata stasera era questa qui. Era una serata segnata, dai. Ecco, dicevamo prima, sentivo le analisi da studio di Massimo Profeta e di Fabio Ferraresi proprio sulla lettura difensiva in occasione del gol. Ci può spiegare un po' qual è il suo punto di vista? No, ora spiegarla è... lascia stare. Abbiamo perso un equilibrio difensivo, ci siamo fatti imbucare perché la linea, quando noi attacchiamo, ci sono le coperture. Se tu non fai le coperture e poi ci sono gli avversari, hanno una parità numerica e se perdi un rimpallo hanno più possibilità di andarti in porta. Quindi abbiamo perso questo equilibrio e non lo dovevamo fare perché mi era raccomandato che l'unica cosa da stare attenti era su questo tipo di azioni quando noi cercavamo di spingere al massimo. È mancato il gol nel primo tempo, ma la squadra è forte, viva, intensa, è la squadra di Silvio Baldini. Sì, io sono felicissimo per queste cose, bisogna ripartire da capo. Come ho già detto, l'unico neo, lo ripeto e lo ridico un'altra volta, così è chiaro ancora davanti a tutti, perché è finita la partita, vi fate i complimenti ragazzi, però quando Brosco va a fare il centravanti a me mi sta sui coglioni e non lo devo fare più, perché altrimenti con me non gioca più. Quindi lo dico anche pubblicamente, perché sanno che pubblicamente io i giocatori li difendo. Poi lui, il nostro capitano, ha preso una munizione, non la doveva prendere perché era diffidato, e a me l'armata Brancaleone non piace, a me piace perdere con umiltà, con serietà, e quindi ti ripeto, l'unica cosa che mi dà fastidio è questa, e mi potresti dire quelli del calcio, no? Ma queste cose stanno nel spogliatoio. No, non stanno nel spogliatoio, perché io sono pronto a farmi ammazzare per difendere la mia squadra, di fronte a tutti e a chiunque. Però se uno ha un atteggiamento, siccome la seconda volta, la prima volta gli è venuto indietro, e gli ho detto non lo fare più, perché all'arrembaggio ci vanno chi non ha le idee. Che noi gli ultimi 7 minuti abbiamo passati 4 minuti dentro la nostra metà campo senza mettere pressione per poter fare gol del pareggio a loro, proprio perché lui ha fatto questa cosa e sapeva che non la doveva fare, e quindi era inutile che io stavo a insistere. Ma le dico pubblicamente, perché il Pescara è di tutti, non è mio. Il Pescara è dei tifosi, è della città, è della società, e tutti noi abbiamo un comportamento. Se tu questo comportamento non ce l'hai, vai fuori dai coglioni. Non conta, conta dei valori, dei principi. Una squadra è una squadra quando ognuno fa il suo compito. Il portiere non può andare a fare il centravanti. Il portiere deve stare in porta, il gol deve fare altro. Quindi dico queste cose non a malincuore, ma con grande lucidità, perché l'usanza che cos'è è non dire niente ai giocatori, poi andarsi a lamentare con voi giornalisti, e io no, io il bene della mia famiglia, la mia famiglia deve sapere che ci sono dei valori, perché se qualcuno sbaglia, lo possono sapere anche i vicini che abbia sbagliato, non dobbiamo nascondere, perché le cose brutte non si nascondono, semmai si nascondono quando c'è da fare i complimenti, le carezze, le cose belle, ma le cose brutte si dicono, perché dobbiamo essere responsabili. Le chiedo un'ultima cosa, io Baldini, proprio per quei valori a cui faceva riferimento, anche più volte poco fa si è chiarito con Ivan Tisci, ci dice la sua su quel pallone che è andato in campo e si è arrabbiato molto? Sì, perché il suo secondo se l'aveva litigato con Mauro Nardini, perché Nardini si lamentava che loro perdevano sempre tempo, all'inizio della partita perdevano tempo, però io questo lo accetto, perché ogni squadra ha il diritto di fare quel che vuole, c'è un arbitro, quindi se l'arbitro ti permette e non ti ammonisce, non ti devi arrabbiare. Loro fanno il loro, però siccome c'è stato questo battibecco con Nardini e fra loro due si erano abbastanza presi, abbastanza, lui con fare da fenomeno, no? Che non... Vabbè, quando poi ha buttato il pallone in campo, dice, no, ora devi star zitto, e allora anche lui nei miei confronti ha fatto dei garbi da fenomenetto, quei stupidini che girano per i campi perché hanno tirato 3 calci al pallone, pensano di essere dei fenomenetti perché hanno la cartellina che scrivono gli schemini, no? Io una persona non gli dirò mai niente, però neanche loro
se deve permettere, quando gli dico qualcosa mi devi dire scusa, perché una squadra che sta in 10 e sta perdendo e tu butti un pallone in campo, è un atteggiamento talmente antisportivo che andava espulsa tutta la panchina, perché se no non si insegna, non gli dà l'ammonizione, perché è l'atteggiamento antisportivo che io non accetto. Una domanda e salutiamo Baldini da studio. La domanda la fa Fabio Ferraresi. No, io al mister volevo soltanto chiedere se dal suo punto di vista l'intervento di Plizzari è da rosso. Chiede Fabio Ferraresi se secondo lei l'intervento di Plizzari oltre il rigore è da rosso. Non lo so perché ultimamente quando noi c'è stata a Lucca che abbiamo preso calcio di rigore e che era l'ultimo uomo, il portiere, il quarto uomo ha detto che non c'è più l'espulsione diretta sul portiere, quindi come si interpreta la regola? Cosa adesso? Che adesso? Eravamo in quattro lì quando sulla respinta, sul fallo, non lo so, quindi non so come ha interpretato la regola e esattamente cosa dice la regola, perché io ti ripeto quello che è stato successo a Lucca, perché Tonin è andato solo avanti al portiere, è stato atterrato, è stato il portiere ammonito e ne è stato espulso. Così ti dico, così quello che so.